Lotta agli schiavisti del terzo millennio e rafforzamento del piano Mattei. La missione di Giorgia Meloni in Tunisia con il presidente Saied è l'ennesimo tassello di un solido mosaico di relazioni internazionali grazie a cui l'Italia sta finalmente tornando protagonista in Europa, nel Mediterraneo e nel mondo. Dopo gli strepiti della sinistra che aveva tentato invano di boicottare l'accordo con Tunisi, dimostrando ancora una volta di non voler affrontare il problema globale dell'immigrazione clandestina, i risultati cominciano ad arrivare. In queste ore, a dare ancora più forza alla rotta tracciata da Giorgia Meloni, è arrivata l'ennesima conferma. I flussi dalla Tunisia sono calati del 60% rispetto allo scorso anno, con più di 12.000 clandestini fermati prima che potessero mettersi in mare e l'arresto in pochi mesi di oltre 750 scafisti. Sono i primi frutti di un governo che per la prima volta dopo troppi anni ha deciso di contrastare con serietà il traffico di esseri umani, abbandonando definitivamente la retorica della sinistra sull'accoglienza a tutti i costi e sulle ridistribuzioni che non funzionano. E dall'incontro di oggi l'Italia di Giorgia Meloni esce ancora più rafforzata. L'intesa tra i due governi è totale, non solo sulla lotta all'immigrazione incontrollata, ma anche sullo sviluppo del Nord Africa, in un percorso di collaborazione non predatoria che è l'unica strada per riportare l'Italia e l'Europa al centro del Mediterraneo, stabilendo una volta per tutte il diritto a non emigrare e garantendo benessere e stabilità nei paesi d'origine. Solo così potremo vincere questa sfida epocale. Lo stiamo facendo in Italia, l'Europa comincia a seguirci. Con il vostro voto dell'8 e 9 giugno avremo ancora più forza per invertire finalmente la rotta.